Ah, quale divinità ho offeso? Oh, benvenuti finalmente in un nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Oggi, come detto la scorsa volta, continuiamo le missioni. Non di Blasters, ma le missioni della storia. Ci sono tante missioni da fare, tante ne ho sbloccate, tante ancora da fare. Vediamo un po', a parte queste qui che sono missioni che non hanno niente a che vedere con quello che dobbiamo fare, ma ora quell'altra della storia, le altre della storia che sono molto importanti, allora, queste qui penso che le farò vedere tutte quante in un video magari e poi ci pensiamo. Abbiamo queste qui che sono più importanti, Ventorio e Antuono, risveglio, quindi andiamo a fare questa qui per il momento, poi se ce ne entra anche un'altra, perché no? Chi sono io per dire di no? Vediamo quindi dove ci portano queste missioni nuove. Siamo al palazzo di Emma del futuro. In quale palazzo vogliamo andare, se no? Tra l'altro, si può tornare anche al palazzo di Emma distrutto sempre nel futuro. Però bisogna attivarlo fuori. Fuori c'è un sigillo, tu lo attivi e via. Bene, bene, bene. Con chi parliamo? Con Kyra? Per il risveglio? Ok, siamo arrivati giusto in tempo. Ultimamente ho avuto qualche problema. Di che problema? Di quale genere? Si tratta di Ventorio e Antuono. La loro forma Shadow Side è bloccata. Guarda com'è triste, lui è amareggiato. In che senso? Avete capito bene? Anche noi siamo spaventati. Ciò che è ancora più frustrante, però, è non avere una soluzione pratica. Avete capito quello che intendevo? Hanno perso il loro smalto. Senza la loro forma Shadow Side non potranno mai esprimersi al meglio. Per ovviare a questo problema, infatti, ho deciso di sottoporle ad una prova. L'ho chiamata Aiutanti alla riscossa! E se dovessimo fallire, chi penserà a proteggervi? Ma basta con queste sciocchezze, conosco bene la vostra vera forza. Se fallite, quelli che hanno vinto prenderanno il vostro posto. Sono sicuro che ce la faranno. Allora, che cosa ne dite? Sì, volevo farla. La verità è che sono pigri, quindi non possono esprimersi al meglio perché non hanno modo di scatenare la loro forza. Ai Monti Gemelli e trovare una piuma di sette colori. Guarda, se evoco la Fenice direttamente. Sui Monti Gemelli dovremo trovare una piuma. Esattamente. Una volta recuperata quella piuma, la prova sarà conclusa. Ma vi avverto, superare questo test non sarà affatto facile, ve lo dico. E perché non li accompagnate voi? Sarebbe più sicuro. Se andassi io con loro, non avrebbe alcuna difficoltà. Ah, lui è forte, si sente forte. Devono imparare a conoscere anche gli ostacoli più duri. Ma scusami, sono già forma Shadow Side. Li hai scelti come tuoi guardiani? Cos'hanno da provare ancora? Andiamo ai Monti Gemelli allora. Non è che abbia molta voglia di rifare i Monti Gemelli un'ennesima volta, ma. Ah, non c'è altro modo, vero? Ma che c'entra Koross lì? Ha tipo una missione Koross per noi? Va bene, la faremo in un altro momento allora. Non sapevo ci fosse Koross lì. Va bene. Affronteremo anche lui se vuole affrontarci, ma non ho. Oddio, forse oggi, perché no? Dopo questa prova potremmo provare ad affrontare Koross, perché no? Dipende quanto è lunga. Vabbè, dirigiamoci. Boh, non lo so. Ah, ma forse la prova finisce qui? Ma come avete perso già? Ma che pippe! Non ce la faccio più, possiamo tornare indietro? Forse sarebbe meglio, questa prova è troppo difficile per noi. E in più mi è anche venuta una gran fama adesso. Ah, non so cosa darei per un po' di onigiri a salmone. Salmone, io sinceramente lo preferisco con le uova. Al momento non ho con me il necessario. Mi spieghi chi quale persona sana di mente potrebbe apprezzare questa missione? E per quale ragione? Potete trovare gli onigiri con uova da Kami Kappa nello Yokai World e quelli col salmone in un qualsiasi super più del mondo normale. Vabbè, sì, prendete quello che vi ho portato e poi vi attaccate, eh? Perché non vi do altro. Che fame, sì. Vabbè, mangiate, dai, sì, questi dialoghi sono un po' superflui, level 5, eh? Grazie per quegli onigiri, ora possiamo continuare, sì. Per la cima ci manca un po', eh. Ah, non avete letto cosa hanno detto di importante? Niente! E quello è il punto! Non sono dialoghi importanti, sono filler dialoghi filler che non servono a nulla. Penso che andrò ad est. Sì. Ad est. Oddio, qual è la strada qua? Ah, ma stanno qua un'altra volta? No, dai, no. No, eh. Spaghetti all'anatra!
Udon di tempo, ma che cazzo? Per questi altri due piatti dobbiamo parlare con l'ammiraglio Nettonno che si trova all'Inferno Blasters. Sarà lui a venderceli. Di nuovo, purtroppo sì, di nuovo. Non so neanche se ne vale la pena poi. No. No, 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 no. Che cosa? Siamo arrivati. Sushi monoporzione? Vi dico solo che dopo la prima richiesta già mi ero seccato, figuratevi dopo altre due. Che poi porzione unica di sushi, no, loro vogliono il gran sushi misto, vogliono. Non vogliono la monoporzione. Oh, così, ci siamo? Sì, va bene. Sushi monoporzione in realtà è quello che ho preso di là, gran sushi misto, vabbè. Ora ci siamo? Possiamo andare in cima? Bene, sì, non fermiamoci qua. Sì, sempre quello avete ripetuto le ultime 3 volte. Quindi ora andiamo. Chi ci aspetta qua sulla piuma? Ci sarà la piuma ad aspettarci? E ovviamente loro hanno perso. Figuriamoci. Toccherà una volta a me sconfiggerlo. È finalmente in cima. Ma chi abbiamo qui? I Detective Yukai e due tanti di Re Kaira. Eh già. Immagino che siete venuti per ottenere la penna dei 7 colori, giusto? Hanno la possibilità di scrivere in più colori, per cui possono essere utili oltre che simpatiche. Quindi tu lo sapevi? Quindi dobbiamo affrontare Zuke. Già, mi sa proprio di sì. Beh, in effetti Zuke è uno yokai molto potente. Ma l'abbiamo già sconfitto una volta. Mentorio, Antuono, vi aiuteremo noi. Sul serio? Bene, siamo pronti! Puoi scommetterci, forza, iniziamo subito! Devo farlo un'altra volta io. Ma sconfitto anche piuttosto velocemente. Sicuramente molto più velocemente rispetto alla prima volta, questo è poco ma sicuro. Ora la brutta notizia. Dovrebbe arrivare ora la brutta notizia. Ben fatto, ragazzi. Ecco qua la mia piuma. Va bene, è bellissima, fantastica, molto morbida. Quanto voi due aiutanti di Re Kaira? Perché non riuscire a trasformarvi? A dire il vero non lo sappiamo neanche noi. Siamo venuti qui a cercare questa piuma proprio per questo. A volte mi chiedo come abbiano fatto a diventare aiutanti di Re Kaira. È proprio quello il punto. Vabbè, prima o poi ci riuscirete. Così liquidati in questa maniera. Portate i miei saluti a Re Kaira. Torniamo a palazzo. Però che abbiamo la piuma di Zuke, dobbiamo consegnarla a Re Kaira. Che stiamo aspettando? Tutti a Yokai World! Ora arriva la brutta notizia, eh. Con calma. Ciao ragazzi, che sollievo. Ragazzi. Ehi, bella, frate! Che sollievo vedervi qui sani e salvi. Grazie, Re Kaira. Guarda un po' qua, c'è la piuma. Però anche se abbiamo recuperato questa piuma, le nostre forme Shadow Side non vogliono proprio risvegliarsi. E immaginavo che sarebbe successo. La verità è che conoscevo già la ragione dei vostri mancati risvegli. Kaira, ti prendo a schiaffi. A due finché non porta dispari. Dovete smettere di mangiare così tanto. Il calendario è stato tirato giù, possiamo continuare. L'alimentazione è fondamentale, proprio così. Ultimamente mi è stato riferito un fatto piuttosto strano. Da un giorno all'altro la dispensa reale di cibo si è misteriosamente svuotata. Non capivo chi fossero i colpevoli, ma ora penso di aver risolto il caso. Già, ma non è l'unica vera motivazione. Infatti anche gli scontri con Vuoto Scuro non hanno aiutato il loro riposo. Sì, ormai è più di un mese che stiamo... più di 2 mesi. È tutto a posto. Durante la vostra prova ho ordinato di nuovo cibo per il palazzo. E li ho usati per cucinare dei piatti deliziosi. E mori fa magnà. Cioè, adesso va bene mangiare. Guarda, ho già fatto mangiare io loro. Tanta roba. Mi hanno svuotato le tasche, quindi basta. Ti prego. Ah, eccoli qua, va che belli. Questi sono guardiani, non quei democciosi di prima. Abbiamo mangiato davvero bene, quindi ora che hanno mangiato sono più forti. Goku. Inoltre, come potete vedere, si sono ristabiliti. Prima che andiate, però, qualcosa per voi. Zuppa riva, va bene, sì. Cotoletta, buona. Sukiyaki, buona. Ramen, buona. Panche crea. Fuori, ora fuori. Quanta roba. Ma sono tantissime cose. Bene. Umani, non ci dimenticheremo di voi. Grazie al vostro aiuto siamo riusciti a liberare la nostra vera potenza. Ecco. Arriva la brutta notizia. D'ora in poi, infatti, potrete sfidarci qui a Palazzo Emma. Sì, quindi non solo non diventano amici adesso, con questa missione, ma dobbiamo sfidarli. E la cosa peggiore non è tanto lo sfidarli che prima o poi li batti, no. È che non diventano amici sicuro. Non a primo colpo. Sicuro ne sei? Non posso finire il video senza sfidarli almeno una volta.
Sì, siamo pronti, vai. Io so che... Vai, let's go. Andiamo. Alright, guardia tonante e soffio custode. Bene. Quanto saranno forti? Non ho visto i loro livelli, sinceramente, sapete? Ah, tu non hai punti per attaccare. Oddio, insomma. Prendono le botte, prendono, Ci prendono un bel po' gli schiaffi questi, ci... Immagino. Vai, idea geniale! Bravo, bravo. Ok, andiamo con Xuanbu. Buono, buono, buono. E ora torniamo un po' con il nostro amico preferito qui. Io mi sposterei da lì, Papà, fate voi. Cioè, il mio era solo un consiglio, non era un ordine. Infatti ho detto, mi sposterei. Poi ognuno se la vede per conto suo, Bravo, metti la statua qui che non ho ancora capito cosa fa. È una battuta, lo so cosa fa, lo so. Fate buoni nei commenti. Ogni volta devo spiegare le battute. Dov'è l'altro ciccetto? Ciccio, ciccio pasticcio, vieni un po' qua, ti faccio vedere una cosa che ho imparato a scuola per yokai. Ah, peccato, pensavo di prenderci anche l'altro, invece no. Oh, Katie, sì, vieni, Katie, vieni, vieni. Vai. Bemmete. E uno è andato. Oh, ho detto che sei andato. Ma che fa? Era sospeso in aria? Non stanno attaccando granché. A parte che hanno puntato Bruno. Bello sto attacco, mi piace. Ok, sono facili da sconfiggere. Molto facili. Il problema è che ora bisogna vedere se diventano. Se vogliono diventare amici in qualche maniera. Non so, però se ci danno le, se ci devono dare le sfere e le loro anime. Oppure se. Se c'è tipo il dialogo col quale poi diventano amici. Tutti e due? O solo uno? Ah, quale divinità ho offeso per far sì che questi qui diventassero miei amici a primo colpo? Oh, ioi, ioi. Va bene. Va bene. Va bene, io ce li ho ora. Grazie, amici. Ragazzi, non so quale grazia concessa, ma ce l'ho fatta, primo tentativo. Vai, you spin my head right round, grande. Bene, allora direi che possiamo fermarci qui per questo video. Wow. Io forse dovrei quindi imprecare più spesso, mi stai dicendo?